Premio Virtù e Conoscenza a Giulio De Angeli. Allora abbiamo il piacere di vedere e ascoltare il videomessaggio di Giulio. E l'ospedale di Cambridge. Io sono profondamente commosso e onoratissimo di poter partecipare anche solo virtualmente a questo evento straordinario che avete organizzato. Io non so se merito tutte le parole di stima che mi avete espresso, ma una cosa la so di sicuro, che questo sentimento di stima che mi avete trasmesso è del tutto reciproco. Io vorrei esprimere a tutti voi presenti, a tutti gli organizzatori, la mia massima ammirazione, la sensibilità straordinaria che avete dimostrato verso temi impegnativi come quello dei giovani e della cultura, in particolare della ricerca. Prego, assessore, leggiamo la motivazione. Premio speciale Mare Nostrum, quinto alto riconoscimento Virtù e Conoscenza, conferito a Giulio De Angeli, persona di alta moralità, eccellenza italiana, per il suo talento e il suo genio, per la dedizione allo studio e il suo immenso amore per la ricerca contro le malattie neurodegenerative, che lo proiettano nell'Olimpo della scienza internazionale. Prego, professore. Sì, è una testimonianza importante quella di Giulio De Angelis, perché può essere d'esempio a tanti nostri studenti che hanno deciso, come a lui, di studiare a pochi chilometri da casa. Noi abbiamo 18.000 studenti all'Università del Salento e ci auguriamo che anche grazie al nuovo corso che partirà l'anno prossimo di medicina, tanto voluto dal magnifico rettore, ma sponsorizzato e sostenuto grazie all'ente regionale che qui naturalmente è rappresentato, e quindi speriamo che anche la nostra facoltà di medicina, ma tutta l'offerta formativa del nostro Ateneo, possa essere anche fucina di talenti. E mi piaceva anche questa sottolineatura dell'importanza del sapere, della conoscenza, che viene prima rispetto alla competenza. Se ne parla tanto nelle scuole, c'è un dibattito in corso, però il saper fare viene dopo. Quello che sta facendo adesso Giulio e che i nostri studenti anche impareranno a fare quando si apriranno l'attività lavorativa. L'ultimissima cosa, mi piaceva anche l'omonimia, da Giulio a Giulio. Giulio ci ricorda anche il caso di un altro grande ricercatore che ha perduto la vita in circostanze ancora misteriose, l'abbiamo prima ricordato e non smetteremo mai di farlo, perché ha fatto della ricerca la propria ragione di vita, proprio come Giulio De Angelis. Grazie. E questa è la straordinarietà della virtù e conoscenza, no? Continuare a creare dialogo lungo le sponde del Mediterraneo, questa terra che è stata di esodo ma che è anche magnificamente terra d'approdo. Dato una prima lettura.
Quindi lo ringrazio ancora di essere qui con noi, ringrazio tutti e mi dispongo ad ascoltare questa bella conversazione. Passo la parola al professor Arnesano, che adesso è lì, se n'è andato, quindi grazie di avermi invitata ad aprire questa bella serata. Grazie, buonasera. Grazie a te, Fabiana, assessore alla cultura del Comune di Lecce, per questa bella testimonianza che ha dato in questo salone, che il direttore Gigi De Luca, che ci raggiungerà tra poco, ci ha messo a disposizione per la presentazione di questo libro, unico nel suo genere. Un libro che Giulio ha voluto proprio che la prima presentazione nazionale fosse proprio nel Salento, a Lecce, tenendo conto che lui doveva essere da noi a giugno, precisamente il 19 giugno, perché come avete potuto vedere dallo schermo, la cerimonia di premiazione dell'alto riconoscimento di tua conoscenza si è tenuta a Porto Cesareo in quella data. Ma lui, lavorando come ricercatore a Cambridge, all'Università di Cambridge, non poteva assolutamente essere con noi, in quanto l'Inghilterra era chiusa sia in entrata che in uscita. Pertanto ci ha promesso allora, e la promessa è stata mantenuta come si può vedere, che nel momento in cui il suo libro, che a giugno era ancora in fase di ultimazione, doveva essere pubblicato, la prima presentazione doveva avvenire proprio qui a Lecce. E siamo onorati di questo, Giulio, tenendo anche conto che questo libro sarà presentato dopo di noi al Senato, alla Camera dei Deputati, alla RAI, ne stanno già parlando Radio Monte Carlo, lui andrà a TV 2000, io in questi due giorni che lo sto affiancando mi sto rendendo proprio conto che arrivano telefonate continuamente da più parti, da media, da scuole, università, eccetera. Qualcuno mi diceva: perché avete scelto di premiare Giulio De Angeli? La risposta credo sia scontata. Perché no? Eh? Perché no? Perché no? Come mai? Da dove è uscito questo nome, Giulio De Angeli? Io guardavo la televisione con mia moglie e vidi questo ragazzo che parlava in maniera che mi ha lasciato a bocca aperta. Tenendo conto che questo premio, e poi non voglio allungarmi più di tanto, il Virtù e Conoscenza viene assegnato su candidature che vengono fatte da enti e da soggetti che non hanno finalità lucrative, e poi il premiato viene selezionato da una giuria di esperti, da una giuria tecnica, tenendo conto che l'organizzatore, in questo caso l'Associazione Mediterraneamente, ha la prerogativa di scegliere indipendentemente dalla candidatura uno o alcune personalità da premiare. Allora gli ho mandato subito, non lo conoscevo, tramite Messenger, gli ho scritto una lettera alle 6 di mattina, alle 6 e mezzo già avevo avuto la risposta. Questo perché lui dice: io sono un gufo del libro, no? Cioè lui è sveglio la notte lavora, studia, fa ricerche e tutt'altro, quindi mi sono meravigliato. Dice: alle 6 di mattina già mi ha risposto in... Esatto. E questo premio, che è rappresentato da quella statuetta, che la statuetta è il dio Thoth, divinità egizia della scienza, della scrittura e della sapienza. Pertanto ho visto in lui concentrati proprio questi tre elementi che rappresentano quella scultura. C'è la scrittura, stiamo vedendo che ha scritto un libro con concetti difficili espressi in maniera semplice,
brillante, accessibile a tutti. Il professore Scardicchio, che stamattina ha moderato l'incontro all'Università del Salento, diceva si legge in una giornata, volendo. Vabbè, lui ha la lettura veloce. È un libro semplice da leggere, ma dà delle indicazioni molto precise, perché non si limita a raccontare, ma ogni cosa che lui scrive viene spiegata scientificamente. Essendo uno studioso del cervello umano, conosce come funziona il cervello e pertanto ci dà delle indicazioni per come comportarsi, per memorizzare meglio quanto andiamo a studiare. Lui dice che per studiare non basta leggere, no Giulio, leggere, basta leggere una volta, la seconda volta è inutile, dice Giulio, bisogna poi passare alla sottolineatura, poi scrivere, fare delle dispense, e la cosa più importante, dice, è la ripetizione ad alta voce. Bisogna ripetere ad alta voce, possibilmente quando si ripete non bisogna stare fermi, non bisogna stare seduti, bisogna muoversi, passeggiare possibilmente vicino al mare, chi ha la fortuna di vivere vicino al mare, o nei giardini, nei parchi, all'aria aperta. E un'altra cosa importante è il movimento, che spiego questo, il movimento e talvolta anche la musica, ma la musica non cantata, la musica orchestrale, possibilmente la musica classica, suggerisce, ma soltanto per gli esercizi, diciamo, no? Per l'aspetto pratico, perché per la teoria è difficile anche questo. Io mi fermo qui, non voglio andare oltre, perché poi ci sono esperti più di me che hanno studiato in maniera più approfondita questo libro, che sapranno fargli le domande più appropriate. Intanto voglio salutare la qui presente Ornella Castellano. Ornella, oltre ad essere pedagogista, è anche dirigente scolastica, lei dirige l'Istituto Comprensivo Falcone di Copertino, e è anche la persona che bene o male fa avanzare quella grande barca che lei chiama veliero, il veliero parlante, che è una rete di oltre 50 scuole della provincia di Lecce, forse anche oltre la provincia di Lecce, quindi è molto attenta a queste tematiche di qualsiasi tipo. Poi abbiamo il professore Andrea Scardicchio, che ci unisce un'amicizia che è nata da poco, circa un anno, ma con lui è nato un dialogo continuo. Ci confrontiamo su più aspetti, e in particolare quando bisogna organizzare qualcosa all'università o in altri contesti ci confrontiamo. Voglio salutare anche Pasquale De Monte. Pasquale De Monte è un avvocato, ma è anche il presidente del Consiglio Comunale di Porto Cesareo. È qui proprio perché a testimoniare che Giulio si trova qui a Lecce, non perché è Lecce, la città di Lecce, promotrice dell'evento. La città di Lecce collabora, ma il promotore dell'evento è il comune di Porto Cesareo insieme all'associazione Mediterraneamente. Giulio, io lo stimo tanto, al di là delle sue conoscenze, abilità e competenze che non si limitano soltanto ad una disciplina. Il suo obiettivo è piuttosto ambizioso: sconfiggere le malattie neurodegenerative, parliamo di SLA, Parkinson, Alzheimer, e lui è consapevole che per far ciò
non basta essere medici, cioè bisogna andare oltre la medicina. Per questo lui nel giro di poco tempo, parliamo di anni universitari, ha studiato tutte le discipline, tutte le materie che potevano consentirgli di conseguire nel giro di poco tempo non una laurea, ma più lauree. E questo l'Università Sant'Anna di Pisa, dove lui ha studiato, glielo ha concesso. Ha cominciato con medicina, poi si è laureato in ingegneria. Lui è molto bravo in matematica, fisica, chimica. Non parliamo soltanto di medicina, biologia, eccetera. Lui fa progetti di ingegneria ad altissimo livello. Cioè, adesso stiamo parlando, lo stiamo vedendo come medico, ma non è soltanto medico. Ha la laurea in biotecnologie, biotecnologie molecolari, il diploma della Scuola Superiore Sant'Anna, e tutto ciò gli ha permesso di essere scelto all'Università di Cambridge, una delle università più prestigiose che abbiamo al mondo, insieme ad Harvard, Massachusetts ed altre, come ricercatore in neuroscienza. E lui adesso affianca la professoressa Maria Grazia Spilantini. Maria Grazia Spilantini è quella che alcuni ventennio fa circa ha scoperto la proteina che serve ad attenuare, diciamo, no? O a combattere nel vero senso della parola il Parkinson. Professoressa Spilantini scoprì l'alfa-sinucleina, che è proprio il protagonista molecolare, purtroppo, è la grande cattivona, ecco, della Parkinson. È la protagonista principale della fisiopatologia della malattia, chiaramente ha rivoluzionato la neurologia, questa scoperta gigante della coscienza. Grazie per la precisione. Maria Grazia Spilantini a sua volta è stata allieva di Rita Levi e di Montalcini, quindi c'è un passaggio di generazione in generazione: Rita Levi, Montalcini, Spilantini, e io credo proprio che il prossimo sarà Giulio De Angeli, perché vista la sua passione, la sua determinazione, la sua motivazione, sono sicuro che nel giro di non molti anni creerà qualcosa, inventerà qualcosa, perché le sue competenze trasversali sono tantissime, che aiuterà l'intera umanità. Ringrazio Giulio per aver scelto il Salento, e il Salento, Porto Cesareo, Copertino, perché la mia scuola, l'Istituto Bachelet di Copertino, doveva ospitarlo come primo giorno per la sua venuta, però a causa del Covid sempre non è stato possibile, ma lui ha promesso che magari quando sarà a Cambridge si collegherà e organizzeremo lo stesso la presentazione del libro o qualcos'altro del genere. Prima di passare la parola alla professoressa, lascio il microfono a Pasquale De Monte per i saluti. Grazie. Grazie intanto a tutti i presenti. Noi come amministrazione comunale, di concerto con l'Associazione Mediterraneamente, abbiamo svolto questo percorso che ha dato frutti nel senso che a livello di notorietà abbiamo dato riconoscimenti a delle eccellenze italiane, ma non solo italiane, anche del Mediterraneo, che in questi anni si sono distinti. La scelta di Giulio De Angeli è una scelta, come detto, non meditata, non è stata una scelta spontanea. L'amministrazione è onorata di averlo come, diciamo, di averlo adottato anche come concittadino, perché con il sindaco e l'amministrazione abbiamo anche pensato di dare con la cittadinanza onoraria, che faremo penso entro giugno, luglio di quest'anno, come gli anni scorsi abbiamo dato cittadinanza onoraria al professor Fernando Guerro dell'Università degli Studi di Lecce, insieme cattedratico, al professor Carlo Foresta,
e daremo cittadinanza anche onoraria anche al dottor Giulio De Angeli. E per essere la persona che lo merita, non lo riteniamo la nostra scoperta, però lo riteniamo il nostro figlioccio. È stata una persona che è fedele, nel senso che è venuta a presentare il libro qui a Lecce. Ama il Salento e noi siamo vicini, siamo onoratissimi di averlo con noi. Poi il professor Annesano ha detto tutto, non è che a noi rimane granché al di là degli aspetti tecnici. Grazie ancora. Allora, faccio presente che l'intero progetto del Virtù e Conoscenza rientra in un progetto nel quale la mia scuola, l'Istituto Bascilea, ha fatto proprio, avvalendosi di una serie di altre collaborazioni. È un progetto che rientra nei PCTO, cioè percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ma anche nell'educazione civica. E qui abbiamo anche la responsabile dell'ambito 18, che ha presentato proprio questo progetto di educazione civica. E io come referente della mia scuola, tra le varie attività che abbiamo svolto, abbiamo inserito anche questo. Lascio a te la parola, Cornella. A me la parola, io penso che loro vogliono sentire la voce di Giulio, mi sembra proprio che sia necessario, quindi io direi, prima di porti qualche domanda, vorrei che tu salutassi i nostri amici. Grande piacere, io ringrazio tutti voi, ringrazio il professor Annesano, sono commosso e tutti presenti, tutti gli interlocutori e i relatori che si sono espressi, io sono commosso dalla vostra accoglienza, è un privilegio essere qui in Salento e davvero ho trovato un'accoglienza calorosissima, quindi veramente un abbraccio e grazie di cuore per essere qui. E che dire, io posso appunto dopo un'introduzione del genere le aspettative sono molto alte, per cui è impegnativo parlare dopo un'introduzione di questo tipo, però posso dirvi, allora faccio forse un brevissimo abstract del libro, dopodiché l'intervento pensavamo di organizzarlo in maniera dialogica, quindi sono benvenute le domande sia da appunto dagli illustrissimi relatori che sono sul palco, così come dal pubblico, quindi siamo in un contesto familiare amichevole, sentitevi liberissimi di interrompere e fare domande quando volete. E detto questo, vi introduco brevemente come nasce il libro. Il libro nasce, anzi, preferisco passeggiare se posso, che forse sono un po' più vicino al pubblico in questo senso. Il libro nasce da una triplice, se vogliamo, anima. Cioè, allora, la premessa è che l'origine del libro trae le sue radici dai messaggi che ho ricevuto dopo le varie lauree di studenti da tutta Italia che chiedevano se avessi un metodo di studio particolare, perché effettivamente sì, facendo neuroscienze è una cosa che ho curato molto. E le tre anime del libro sono, in primo luogo, quella di rigore scientifico, perché ho potuto constatare che molta letteratura divulgativa esistente su questo argomento e per l'appunto non è scritta da neuroscienziati e quindi ne risente il rigore e proprio la citazione della letteratura, e quindi la prima esigenza per l'appunto è quella del rigore scientifico. La seconda è quella pratica, perché molta letteratura di nuovo dà dei grandi, come dire, principi generali, ci gira molto intorno, però quando è ora di scendere dal concreto non lo fa, e il libro vuole essere diverso, vuole chiaramente appunto dirvi cosa dovete fare, hic et nunc, per efficientare l'apprendimento e l'assorbimento di informazioni e di competenze. La terza anima è quella autobiografica, quindi come io personalmente ho declinato questi metodi, questi grandi principi nella pratica. E poi ovviamente non dovete necessariamente seguire i miei, anzi siete più che invitati a, una volta che avete preso consapevolezza, diciamo, dei grandi principi neuroscientifici a cui dobbiamo obbedire per secondare le necessità della nostra fisiologia, appunto del nostro cervello, una volta presa consapevolezza di quello e di come vanno declinati questi principi in pratica, siete più che invitati a variarli secondo i vostri gusti, in modo da divertirsi il più possibile.
E in effetti il libro ha un taglio molto diverso dalla maggior parte dei libri che troverete, che trovate nella divulgazione del metodo di studio. Per esempio, molta parte della divulgazione, i libri, tre quarti delle pagine, sono, hanno a che fare con le mnemotecniche, tanto per dirne una, negli altri libri. Secondo me le mnemotecniche sono importanti, ma sono ancillari, non sono l'elemento centrale dello studio, se volete ne parliamo più in dettaglio. E niente, quindi nel libro troverete questa rubrica, ogni capitolo c'è questa rubrica particolare che si intitola Il mio metodo, in cui faccio le confessioni di quasi tutti i metodi di che ho adoperato personalmente, e posso garantirvi che le trovate davvero tutte. E detto questo, rinnovo tutti i ringraziamenti, sono commosso per la cittadinanza onoraria e per un privilegio, perché non so come ringraziarvi. Un abbraccio e grazie di nuovo per l'accoglienza. Le domande sono più che benvenute. Grazie. Allora, Giulio De Angeli, che ha scritto un libro che, come stavo dicendo, è un libro a due livelli, cioè a livello narrativo. Si potrebbe proprio sembrare, in questo caso sembra, tanto mi rimando proprio Umberto Eco, no? Cioè tu puoi leggerlo in un modo oppure in un altro. Potete anche leggere soltanto le finestre del mio metodo, e avrete un filone di lettura che è proprio un diario, una narrazione delle sue esperienze, anche molto molto simpatiche, molto intriganti, sicuramente difficili, operazioni molto complesse, quelle che è riuscito a compiere, ma una narrazione appunto di un'esperienza diretta. Il resto invece, l'altro, è un fronte di considerazioni di carattere scientifico, ma scritte, come sentiremo meglio sicuramente, con una dialogicità e con un metodo divulgativo assolutamente non casuale. Scegliere di usare una scrittura semplice è decisamente più difficile che usare una scrittura tecnica. Questo chi scrive lo sa, e credetemi, è veramente stato molto bravo in questo senso, perché si legge molto agevolmente. Io mi occupo di apprendimento da sempre, quindi è chiaro che devo ringraziarti personalmente per questa immersione in questo libro che ho fatto molto, molto profondamente, vi garantisco, perché mi ha offerto tutta una serie di link che hanno fatto riemergere pensieri lontani, vicini, agganci, e in particolare mi piace introdurre questa frase: se volete amare lo studio, dovete trasformarlo in un'esperienza emotiva che vi faccia accapponare la pelle, dice Giulio. Solo così si può studiare tanto quanto ha studiato lui, lo ammette, parla di studio matto e disperatissimo, parla di 20 ore di studio al giorno, parla di situazioni veramente molto complicate, però lui si era scelto un cammino bello, via, si può anche fare un cammino un po' più semplice, ognuno poi si sceglie il suo. Di sicuro noi ti invidiamo molto sotto certi profili, però veramente giustamente ha dovuto fare tutta una serie di scelte. Alcuni capitoli del libro, a chi è rivolto questo libro secondo me? Allora, secondo me questo libro è rivolto ai docenti. I docenti di qualunque grado dovrebbero leggere questo libro, perché offre una serie di agganci alle conoscenze scientifiche legate appunto al funzionamento del cervello e alle neuroscienze in generale, che sono secondo me fondamentali e che in questo modo possono essere acquisite in maniera più semplice di come invece siamo stati costretti a fare chi di noi se ne è alimentato, proprio perché ci sono tutta una serie di rimandi alle funzioni cognitive e alle modalità di attivazione, disattivazione e conservazione di dati, informazioni, eccetera, che sono veramente molto utili. Poi è un libro che può essere molto importante anche per i ragazzi, però, certo non bambini, ma ragazzi che si stanno costruendo
no? Il concetto di essere studente, e noi sappiamo bene che siamo che è un percorso che ti possono anche insegnare, ma se ci devi arrivare a costruirtelo da te, una serie di esperienze, trial and error, prove ed errori vanno compiute, poi chi più e chi meno, però vanno fatte. Quindi io la prima domanda che ti lascio è: se tu dovessi ripensare non al successo ma all'errore, quali tra gli errori, almeno quelli dell'inizio, no? Quando ti hanno portato, quando ti stavi facendo studente, quando affrontavi le prime sfide importanti, quando hai cominciato a fare i conti con te stesso, prima di renderti conto di potercela fare, a fare quella scalata di quelle montagne, neanche di una, di tante montagne. E poi un altro discorso, poi veramente non parlo più, dicevo ti ringrazio perché mi hai fatto ricordare una cosa a me molto cara. Mi ricordo, mi sono rivista all'università l'ultimo anno, mentre frequentavo, io sono appunto una pedagogista, quindi frequentavo gli insegnamenti di storia, storia moderna e storia contemporanea, con due giganti. Abbiamo avuto dei professori in quel periodo all'Università del Salento, anche adesso, quelli li ho avuti io, quindi mi ricordo, Mario Casella, era veramente... Lo studio della disciplina storica ha delle caratteristiche specifiche legate a memorizzazione, grandi memorizzazioni di dati, necessità di percorsi logici, quindi ci sono una serie di... Mentre studiavo queste discipline che amo molto, i due professori separatamente, questa è una cosa che mi hai fatto ricordare, ripeto e ti ringrazio, mi avevano addirittura proposto di scrivere la tesi di laurea con loro, una cosa lusinghiera, no? Che un professore lo dica ad uno studente. E io ricordo con quanta difficoltà risposi: no, grazie, ho già ottenuto dal mio professore di scrivere una tesi in epistemologia dei processi apprenditivi, naturalmente con le conoscenze che avevamo all'epoca. Quindi da lì in poi una serie di integrazioni, e il professore, uno, il professore Duno mi rispose: ecco, siamo alle solite, voi pedagogisti che date enfasi al metodo, l'antica diatriba tra storici e pedagogisti, Marrui, i grandi storici, insomma i pedagogisti, perché gli storici sono coloro che sono detentori del contenuto, noi invece pedagogisti siamo quelli che guardiamo i meccanismi dell'apprendimento. E mi sono portata dietro questa riflessione tutta la vita, e quando leggo nei due bellissimi capitoli, alcuni sono veramente intriganti, ti parlano, ti spiega come funziona il sonno, ti spiega come funziona la memoria, ti spiega come funzionano alcuni passaggi che sono veramente fondamentali, no? Ed è giusto conoscerli, è facile conoscerli così. Ma per esempio quando parli dell'effetto intrallacciamento e dell'effetto spaziatura, sono, li trovi non concordi di più. Io li ho sempre promossi, noi li chiamiamo collegati ai processi di ciclicità. No? Cioè io chiedo che periodicamente si ritorni su un contenuto, sistematicamente, intenzionalmente, progettualmente, no? E lui tutte queste cose le spiega. È più efficace un sistema, una mnemotecnica o un'altra, il gioco delle carte o il gioco del camminare, non ha... alla fine Giulia dice una cosa molto importante, lo dice all'inizio e lo dice alla fine. Io vi posso dire come ho fatto io, però ciascuno di voi costruisca il proprio essere studente. Quindi grazie, e ti prego, se puoi, raccontaci un po' di qualche error, di qualche passaggio che ti ha aperto filosoficamente il concetto di riflessione. Ha cominciato prestissimo, perché anche quando nel capitolo che dedica all'apprendimento della lingua straniera, dove cita Einstein e tutta una serie di rimandi
Ma lui la lingua straniera se n'è andata a studiare da bambino in tutti i paesi d'Europa, girando per il mondo, ha studiato da sempre. E da bambino molto piccolo ha fatto delle esperienze straordinarie. Però secondo me c'è stato un momento in cui hai capito che dovevi smettere di fare un po' di cose per continuare a fare quelle che stavi facendo. E poi ti farò un'altra domanda, dopo Andrea, per l'ultimo. Eccoci, allora, la domanda è impegnativa, eh? Allora, la domanda da poco proprio. Allora, secondo me, allora mi viene in mente, quando mi ha chiesto, intanto grazie infinite per, appunto, per le parole che mi ha voluto dedicare al libro, graditissime. Allora, a me è venuto in mente, quando mi ha chiesto degli errori, mi è venuto in mente una famosa intervista della professoressa Rita Levi Montalcini, che quando le chiesero se avesse dei pentimenti, qualche cosa di cui si è pentita, ha detto assolutamente no, nessuno, che lei non si pente assolutamente della sua scelta. E io sono d'accordo, che l'unico forse errore che definirei tale, che io almeno come il metodo l'ho curato fin da subito, per cui avevo metodi molto elaborati fin dall'inizio, cioè se penso fino alle medie avevo già infatti una parte più cospicua della metodologia che poi è espresso nel libro. Secondo me l'unico pentimento che, tra virgolette, che l'unico errore tra virgolette, è che ho iniziato un po' tardi forse a fare le lauree multiple, cosa che avrei potuto iniziare anche prima, pensarci bene. Ecco, cioè la cosa più difficile, paradossalmente, nel discorso del multidisciplinarità, nel percorsi multipli, è iniziare, almeno dal mio vissuto personale, e so che sembro matto a dirlo, perché è chiaro che chiaramente che l'incredere diventa denso, cioè almeno nei momenti buoni è davvero un sanzettimano, e quello devi, fisicamente devi essere in grado di sopportarlo, quantomeno, di superarlo. Però è enormemente più appassionante rispetto a fare sempre la stessa cosa, enormemente. E io posso solo portarvi questa testimonianza, appunto, che io ho fatto 6 anni di università, 2 dei quali ho fatto solo medicina e 4 ho fatto 3.000 cose in parallelo, non c'è dubbio, gli ultimi 4 sono stati enormemente più appaganti e più coinvolgenti dei primi 2, senza ombra di dubbio. Per cui è chiaro, la cosa più difficile è stata partire, perché non è che uno può dire sì, da domani faccio 10 anni, non funziona così, uno chiaramente deve fare il passo esattamente lungo tanto quanto la gamba, sennò va a finire male. E quindi, un secondo finisco, prego, grazie, perfetto. Quindi cosa succede? Che uno deve partire da delle fondamenta solide prima di poter azzardare a compiere una scelta ambiziosa, e sicuramente la nostra società, come dire, ha un certo stigma verso questo tipo di, non vorrei dire estremismi perché non dovrebbero essere estremismi, ma quantomeno verso l'idea di fare percorsi multipli, di studiare così tanto. Invece io l'ho trovato veramente un'esperienza empowering che ti dà davvero superpotere. Quindi la cosa più difficile è superare lo stigma e buttarsi e compiere il passo di iniziare un percorso ambizioso. Questa è stata decisamente la cosa più difficile, e so che è un paradosso, ma è, almeno in retrospettiva è davvero l'unico errore, fra virgolette. L'ho iniziato prima. Prego. Certo. Innanzitutto molto molto interessante tutto quello che hai detto e hanno detto anche gli altri relatori, senza dubbio. Mi è venuto spontaneo alzare la mano a un certo punto, scusami e perdonami anche se non era il momento, perché purtroppo, come tu anche benissimo saprai, a meno che non sei alla normale di Pisa, burocraticamente è molto difficile, anzi impossibile al momento, intraprendere più percorsi di laurea contemporaneamente. Però voglio anche aggiungere una cosa, ciò non toglie che intraprendendone uno si possono acquisire anche altre conoscenze in altri campi, altri interessi. Nel senso che io, data la mia esperienza, parlo ovviamente facendo riferimento a quella, non per forza, per dire, ho avuto l'esigenza di avere un'altra laurea per fare altri esami, avere
anche se quello conta un riconoscimento in più per approfondire anche altri interessi. Ecco, volevo dire, precisare questa cosa. Le lauree, per carità, sono dei documenti importantissimi, certificati, a volte due, come per esempio io, non sono neanche bastati effettivamente come biglietto da visita per grandi enti, tra cui alcuni pure a Lecce, ti dico. Però, diciamo, mettendo da parte questo, volevo solo fare questo piccolo appunto, ecco, anche perché la burocrazia, come noi sappiamo, è anche un qualcosa che ci frena molto in questo paese, non solo in ambito universitario, ma anche in altri ambiti. Quindi era importante anche fare un appunto su questo, ecco. Grazie. Ovviamente, cioè, le lauree sono assolutamente né un traguardo, né un fine, né un obiettivo di nessun tipo, sono un mezzo per acquisire gli strumenti, punto, né più né meno, sono uno dei tanti mezzi. Forse, ecco, rispetto agli altri, la cosa che li contraddistingue in positivo è che sono sistematiche, cioè fare un percorso di laurea ti costringe a vedere tutto e quindi a farti un'idea completa dell'argomento rispetto a farlo in altri modi. Però detto questo, non sono assolutamente l'obiettivo nel modo più assoluto. E la burocrazia italiana è vero, c'è l'impedimento famigerato del famoso decreto Regio, che vieta la coiscrizione, non vieta la cofrequentazione, vieta la coiscrizione. Quindi quello che viene fatto nell'atto pratico, che è permesso almeno dai regolamenti di molti atenei, è la possibilità di effettuare esami come extracurricolari, cioè come sovrannumerari, il termine tecnico, dopodiché uno quindi acquisisce questi esami, si laurea nel mio caso medicina, dopodiché è libero di iscriversi, nel mio caso una seconda con biotecnologie, e eredita banalmente gli esami di biotecnologie che aveva dato durante la carriera precedente, che erano inquadrati come sovrannumerari. Li eredita, finisce, se ci sono altri esami da finire, può subito iscriversi all'appello di laurea. E quindi la burocrazia italiana, sì, è vero, ha questo limite, che per fortuna stiamo superando, e io stesso nel mio piccolo ho cercato di dare un contributo fattivo a questo proposito, ho tenuto un discorso al Senato della Repubblica nell'autunno scorso proprio su questo tema, e sto continuando insomma a impegnarmi affinché questo superamento venga il più prima possibile, per fortuna insomma che ci siano i presupposti. Però appunto non vieta di fare questi percorsi. Certo, alcune università, sono le università, paradossalmente, sono alcune università che lo vietano espressamente nei loro regolamenti d'atenei, ma non è la legge che lo vieta, la legge vieta la coiscrizione, che è un'altra cosa. Ed è superabile, diciamo, questo divieto. Paradossalmente sono alcune università che, per qualche ragione, personalmente la trovo inspiegabile, appunto mettono questi divieti ai numeri di CFU che uno può acquisire, un limite superiore al numero di CFU, un massimo, vabbè, personalmente non la capisco, però Pisa non è assolutamente fra queste. E niente, quindi questo era il mio commento, la laurea sono lo strumento. C'era una domanda, prego, e arrivo poi, c'è un'altra domanda di prego, prego. Allora, uno, due, tre, nell'ordine. Avrei mille domande da farti, dato che le curiosità sono tante, però ne ho selezionate due, diciamo, importanti. La prima, che mi riguarda molto da vicino, è diciamo, il problema del burnout, che mi ha riguardato molto da vicino in quanto sono uno studente che non si è mai risparmiato e che molte volte purtroppo mi è capitato poi di arrivare a un punto in cui sono crollato sia dal punto di vista psicologico ma anche fisico nei momenti più gravi. E quindi vorrei conoscere, diciamo, sapere secondo la tua opinione qual è un po' la ricetta per evitarlo, il burnout, pur sostenendo comunque dei ritmi molto alti, perché non voglio rinunciare, diciamo, a studiare con una certa intensità. Assolutamente. E magari farò un accenno anche sul sonno, con il burnout, perché anche io ho fatto cicli di sonno pazzi. E un'altra cosa che durante il viaggio, perché vengo da Bari, ho incominciato a leggere il libro, e una cosa che mi ha appassionato molto, che secondo me è molto importante,
è proprio la capacità di fare collegamenti, perché come sappiamo è la modalità migliore per memorizzare soprattutto i concetti, quindi non le cose, diciamo, i dettagli che più che altro vanno memorizzati con le mnemotecniche. E quindi vorrei che approfondissi un po' questa questione del fare collegamenti e quindi come possono essere effettuati, quindi di ripetizione rielaborativa, e poi un piccolo accenno anche sulla sottolineatura che io ho trovato geniale, che mi ha davvero colpito. Molto volentieri. Beh, intanto grazie per essere venuto da Bari, veramente è un privilegio. Allora, quindi gli argomenti sono, ricordami, teniamo traccia, quindi prima il burnout, il sonno, il quarto della sottolineatura e le relazioni. Esatto, perfetto, certo. Allora, partiamo quindi dal burnout. Allora, è un problema, ed è un problema molto frequente, quindi se vi capita, non sentitevi in qualche modo colpiti da qualche sfortuna, da qualche... è una cosa frequentissima. Le statistiche dei medical student americani sono una cosa tipo 3 su 4, una roba del genere. Quindi quasi tutti, soprattutto per corsi ambiziosi, insomma, di grande impegno e emotivo e concettuale, per esempio in medicina, è frequentissimo, succede a tutti. Specie se uno è ambizioso e vuole voti alti, quindi è frequentissimo. Come fare? Beh, allora, sicuramente bisogna un attimo prenderla con filosofia in qualche modo, cioè riuscire a ridimensionare l'importanza dell'esame in un certo senso. Non sempre questo è fattibile, però io il primo anno mi ricordo che incontrai una studentessa di medicina del sesto anno e mi disse che al primo anno hai una paura a dare gli esami, perché chiaro, un esame ti può far sballare la media di tanti punti. E mi disse, ma quando arrivi al sesto anno non te ne frega più niente. Mi vuoi dare, che ne so, 26, ma chi se ne frega, non mi cambia la media, dammi 26. E aveva ragione. Quindi è chiaro che uno deve, se ti succede al sesto anno, ti frega niente, se ti succede al primo anno, la prendi più. Insomma, per cui sapere storicizzare in questo senso aiuta. E in effetti, l'ho detto anche nel libro, tutte le persone più straordinarie che ho conosciuto avevano una capacità di strammatizzare formidabile, cioè di, perdona il termine tecnico, le sfighe, di veramente di riderci sopra fin da subito. E quello è veramente il segreto, riderci in faccia queste cose che succedono. E forse ecco una cosa in pratica che si potrebbe fare è questa, secondo me. Il discorso di avere... Io sono appassionato di aeroplani. Negli aerei succede spesso, può succedere che ci sono dei guasti. Come si risolve il problema? Si risolve con la ridondanza. Cioè ogni sistema è almeno il triplicato, il quadruplicato, quando serve. E bisognerebbe fare, secondo me, almeno lo stesso anche con la propria vita. Nel senso che è chiaro che può succedere che i fili conduttori della propria vita, che possono essere i singoli corsi laurei, i singoli progetti di ricerca, eccetera, eccetera, localmente possono incepparsi. E se uno ha solo un filo conduttore, è chiaro che ci stai parecchio male, perché vedi la tua vita che ti crolla il mondo addosso. Però se uno ha più fili conduttori, vabbè, uno sta andando male, ma ce ne ha altri 3 o 4. Personalmente, da quando ho lasciato Pisa, sono a Cambridge, voi direte, finalmente sta facendo solo una cosa. No! È proprio l'opposto, sto facendo ancora più cose. Non sono più corsi di laurea, che ripeto, i corsi di laurea sono un punto di partenza, non un punto di arrivo. Sono altri progetti, però sicuramente la mentalità multidisciplinare che mi ha tanto appassionato a Pisa è rimasta con me. E quindi, sì, secondo me la ridondanza, che è proprio un principio fondante dell'ingegneria aeronautica, ci può servire per ingegnerizzare la nostra vita, avere più filoni paralleli. Se uno si inceppa, chi se ne frega, c'è gli altri, e per sopravvivere meglio agli incidenti. Poi, dunque, quindi il sonno era il secondo. Il sonno è parte integrante del metodo di studio. Tu dicevi giustamente cosa fare quando uno inizia a non dormire più la notte, è lì. Sicuramente non cercare risposte nei farmaci, perché i farmaci che abbiamo sul sonno sono veramente molto problematici, ed è un eufemismo. Quindi sicuramente quelli non sono la soluzione. Purtroppo lì le soluzioni sono le stesse che dicevo prima, cioè sono imparare a relativizzare e non prendersela troppo. Poi almeno, se non altro in Italia abbiamo un sistema che se l'esame va male puoi ridarlo, almeno di solito, non, di solito insomma, ti lasciano
all'atto pratico molti docenti lasciano rifiutare il corso. E questo un po' aiuta, secondo me, a superare il carico psicologico. Però sì, la cosa fondamentale da capire è che che il sonno è parte integrante del metodo di studio, poi se volete ne parliamo, è importante sia la quantità sia la qualità del sonno. E nel sonno memorizziamo, questo se volete ne parliamo nel dettaglio, la memoria ha una serie di processi, alcuni dei quali avvengono durante il sonno, e la qualità scarsa del sonno ovviamente compromette questi processi. Avete fatto il vostro sforzo per niente se non dormite in maniera con una qualità sufficiente. E niente, per cui appunto è un argomento vasto e appunto se siete interessati lo approfondiamo. Il terzo argomento erano le relazioni. Ecco, questa è una cosa fondamentale, cioè se voi doveste immaginarvi qual è, allora, come un computer memorizza un'informazione, questo è molto semplice, è una stupidaggine, una sequenza di zeri uni, comunque una sequenza di caratteri, no? Ma se io vi chiedessi qual è il file, cioè che tipo di formato hanno i dati che stanno nella nostra memoria, questo è un po' più difficile da immaginare. Come ce lo immaginiamo? Il momento somiglia, volendo proprio metaforicamente, a una sorta di rete in cui di concetti, tra molte virgolette, che in ultima analisi si riducono a dei circuiti elettrici tra i nostri neuroni che si chiamano engrammi, e quindi di fatto la memorizzazione consiste nel modificare i collegamenti, la forza delle sinapsi, cioè appunto i collegamenti elettrici tra le cellule nervose, nella nostra corteccia, e in ultima analisi quindi modificare come dire, le connessioni fra i diversi engrammi, volendo proprio super semplificare in maniera un po' brutale. Però quello è, come dire, intuitivamente il concetto, cioè modificare delle relazioni fra dei circuiti che rappresentano cose, che rappresentano concetti, rappresentano luoghi, eccetera. Bene, detto questo, capite bene che il nostro cervello non è in grado di memorizzare nulla che non siano connessioni, non è in grado di memorizzare stringhe, non è in grado di memorizzare numeri, nomi, date, nulla, riesce solo a memorizzare relazioni. E questo è comodo, nel senso, il nostro cervello è prodigioso perché la corteccia è contemporaneamente sia l'elaboratore sia il magazzino, e questo è diversissimo dal computer, però queste connessioni ci servono sia per fissare i dati, sia poi per accedere, fare il retrieval, cioè accedere a questi dati. Ecco, quindi cosa succede? Che se l'informazione che dobbiamo studiare è molto connessa o comunque connettibile, cioè se è facile fare relazioni logiche tra quello che stiamo studiando, le cose sono semplici. E quando capita però, alcune tipologie di informazioni non hanno questa caratteristica, questa prerogativa. Se uno si deve imparare una data, non è che c'è una ragione logica per cui l'anno era esattamente quello. Sì, uno può cercare di contestualizzare, però gli accidenti del caso di solito sono la cifra prevalente di questo tipo di dato, così come i numeri delle leggi, così come gli eponimi delle malattie, eccetera. Cosa si fa in quel caso quando non ci sono connessioni? Molto semplice, ve le inventate. E queste sono le mnemotecniche. Le mnemotecniche servono in questo caso, secondo me, servono quando non esistono connessioni vere che giustificano un certo dato. Allora usate la mnemotecnica, cioè ve le inventate lì su una pianta. Chiaro che se potete connettere le informazioni in maniera sensata con connessioni vere, è molto, molto meglio, perché avrete più strategie, più connessioni di accesso a quel dato. Cioè vi verrà in mente quell'informazione più facilmente perché l'avrete collegata al contesto. E quindi la mnemotecnica è una tecnica di nicchia, secondo me. In questo sono forse l'unico libro di metodo di studio che per carità ne parla, però non le loda, le mnemotecniche, non troppo. Le ridimensiona, quantomeno. E poi l'ultima domanda, aspetta, ricordami, era la sottolineatura. Beh, io in realtà lì vi ho raccontato l'1% di quello che avrei voluto dire, perché ho un metodo di prendere appunti e di quindi annotare, che è un pochino più vasto di quel assaggino minuscolo che vi ho messo, e è solo che mi sarebbero servite 60 pagine per raccontarvelo tutto. Ho una grammatica personalmente che mi consente di prendere appunti in maniera con meno segni, perché chiaramente quando uno prende appunti davanti a un relatore la cosa che fa perdere tempo è scrivere, cioè proprio l'atto fisico di vergare il segno sulla carta. Quindi io ho questo metodo personalmente, questo linguaggio che ho sviluppato in realtà dalle medie, e sarò sincero, l'ho messo anche nel libro. Quello che mi ha catalizzato all'inizio l'idea di mettere appunto un linguaggio
un linguaggio di questo tipo era la rottura di scatole di dover prendere gli appunti dei compiti, dei compiti sul diario che uno doveva stare lì ogni volta a scrivere, informazioni che erano più o meno sempre le stesse alla fine. Abbiamo immaginato un sistema posizionale di notazione, e da lì poi ho sviluppato una serie di linguaggi nell'arco degli anni. E questo linguaggio che uso alla fine ti consente di prendere appunti con molti meno segni vergati, però diversamente dalla stenografia, senza rinunciare alla leggibilità, perché la stenografia sfido chiunque a leggerla, io non sarei capace, non in tempo rapido. Invece con questo linguaggio che ha una serie di, e poi un'altra peculiarità, che si basa su pochi postulati, pochi assiomi fondamentali, memorizzati, quali le regole della grammatica e anche del lessico di questo linguaggio sono praticamente un corollario di questi assiomi, cioè si deducono facilmente. Quindi uno non comporta un carico mnemonico, sapete, questo linguaggio, perché sono pochi postulati e da lì si derivano le regole. Dopodiché il testo è abbastanza leggibile, no? Io sono abbastanza rapido a leggere i testi abbreviati con il mio sistema. Quindi sì, le sottolineature, mi fa piacere che ti sia piaciuto, ma ci sarebbe, cioè, almeno mi fa un po', come dire, mi fa un po' peccato vedere che ho potuto mettere soltanto, chiaramente per la forma editoriale non potevo parlarne approfonditamente, perché avrei dovuto farvi un capitolo di grammatica sul mio personale linguaggio, ma magari in futuro sarebbe bello realizzare anche quello, insomma. Perfetto, quindi c'è la domanda là in fondo. Grazie mille. E qui esatto, sì. Io tra un po' dovrei avere l'esame e volevo avere dei consigli da te e soprattutto una mia curiosità, ovvero tu che l'argomento della tua tesina, delle medie. No, allora, le medie non avevo la tesina, alle superiori feci una cosa matta. Secondo me non so neanche se... Cioè, l'hanno apprezzata, però non so neanche se l'abbiamo capita a pieno, francamente. E lo dico con la massima umiltà. Fu una cosa strana, feci un parallelismo sull'entropia nella storia dell'arte e nella letteratura. Cioè, feci un parallelismo sulla teoria, diciamo, dell'informazione rispetto al fatto che nella storia, se uno guarda, come dire, fa un'operazione di zoom out, di guardarla dall'esterno, vedi molte regole che prima erano ferre e poi cioè, periodicamente saltano, fino a farle saltare tutte. E fino... Sì, no, ma c'è un parallelismo con la fisica, nel senso che provai a studiarlo dal punto di vista fisico. E io sono tuttora sono pienamente convinto di questo. Cioè che appunto che l'entropia spiega molta fenomenologia antropologica, quantomeno. E cioè che tendenzialmente nei sistemi umani l'entropia, se immaginiamo i nostri sistemi come se fossimo dei gas perfetti, molto parallelismo c'è rispetto a, abbiamo visto anche con... Sì, 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 cioè è come quando uno ha un gas, no, e toglie un separé, quindi prima c'era una camera con il gas stava solo in una parte, uno toglie il separé e il gas inizia a espandersi e a coprire tutta la rimanente aria. Se uno vuole bloccare questa operazione di trasporto dalla camera 1 alla camera 2 deve effettuare un lavoro, quindi deve appunto rispingere questo separé fino a comprimere il gas nella camera appunto separata. E questo lo vediamo anche con il Covid, nel senso non è spontaneo bloccare i trasporti, è una cosa molto, molto appunto che viene non spontanea, che richiede un grandissimo sforzo. E quando ci siamo abituati a viaggiare, costringerci a non viaggiare è una cosa enormemente, che facciamo enormemente controvoglia e che richiede appunto uno sforzo ingente. E la metafora con i gas si spreca, secondo me. Ecco, è così. Bravo, la domanda è proprio prego. Allora, la mia domanda si collega proprio a questo fatto di viaggiare, perché tu hai sempre un po' viaggiato. Io, diciamo, non ho avuto il piacere ancora di leggere il libro, perché mi è arrivato male, purtroppo.
E quindi insomma, però diciamo ti seguo da tanto perché da studente volevo capire diciamo come vivevi, come che stile di vita, come insomma, perché non è solo il fatto del metodo di studio, eppure come devi mangiare, come devi anche regolarsi anche la vita sociale, insomma, come gestire le proprie, i propri hobby, lo spazio di svago, insomma tutto questo. Vorrei chiedere però riguardo al vivere facendo più esami, ritmi sostenuti, poco sonno, non corretti dal punto di vista di salute, quando l'hai fatto all'inizio, diciamo, quando hai sperimentato questi ritmi, non avevi paura di risentirne in salute? Cioè anche per la tiroide o il fatto... E oltre a questo volevo dire anche, volevo arrivare alla domanda, diciamo tu hai viaggiato parecchio, hai studiato all'estero da quando eri piccolo, come facevi con il clima, il nuovo ambiente, soprattutto il cibo diverso e adattarsi anche a questo? Eh sì, perché non è differente. Poi in qualche tuo discorso che ho sentito su YouTube parlavi dei problemi neurodegenerativi che magari sono legati, ma ancora questo non è molto provato, con l'alimentazione. Molti problemi si curano con delle diete, tipo la dieta chetogenica per curare alcuni tipi di epilessia. Mio fratello ne soffriva e adesso questo problema si opera o si risolve con un semplice modo diverso di alimentarsi, che è una cosa per me molto... cioè, insomma, meno male che ci sono arrivati. Affrontando i tuoi viaggi, lo stress dovuto agli orari non regolari, non hai mai avuto paura di risentirne in salute? E quindi, cioè, uno poi non ci arriva all'esame. I tuoi studi di medicina, sicuro? I tuoi studi di medicina sicuro ti hanno aiutato e guidato, ma come facevi quando i tuoi studi erano in corso d'opera e quindi ancora non sapevi come ti dovevi gestire? Poi c'è anche la questione della depressione, lo stato di... psicologico che può derivare dal fatto di non dormire o comunque di mantenere ritmi sostenuti, avere l'ansia dell'esame che non hai letto di... il libro lo so, ancora devo arrivare dopo leggi il libro lo so quella domanda è breve e abbiamo capito insomma, perché comunque ho capito che non sei stato comodo sempre alla normale di Pisa, sei sempre stato un po' in giro anche, quindi anche adattarsi all'ambiente, riuscire a portare avanti gli obiettivi. Allora, grazie Giulio, sicuramente Giulio risponderà a queste domande, però credo di interrompere momentaneamente questo dialogo tra l'autore e i compartecipanti per lasciare poi la parola al professore Scarbicchio. Per creare un dialogo. Voglio ricordare che sul vostro lato destro c'è un tavolino con sono rimasti ancora alcuni libri, quindi chi è interessato a prenderli c'è la signora Daniela Palmieri, titolare della libreria Palmieri, che sarà disponibile a darvi questo libro. Qualora dovessero finire darete a lei un vostro numero di telefono, vi chiamerà e sarà possibile prendere il libro. No, io lo chiamo, solo che oggi usciva e domani va bene, ma non è chiaro. Perfetto, allora, quindi stile di vita e alimentazione. In realtà il libro che all'inizio doveva avere anche un capitolo sull'alimentazione, poi abbiamo scelto, abbiamo fatto una selezione assieme all'editore su quali fossero i capitoli più interessanti, quello non era tra i più interessanti, è quello che abbiamo fatto. Personalmente almeno sull'alimentazione trovo che ci sia da interpretare molto di quello che viene detto, perché la differenza fondamentale è fra statisticamente significativo e effect size, dimensione dell'effetto. Cioè, uno può dire che una certa dieta diminuisce il rischio di, aumenta il rischio di, ma di quanto? Stimare questi discorsi di dimensione dell'effetto non è banale, e quello che conta per ai fini della pubblicazione di solito è la mera significatività statistica. Statisticamente significativo vuol dire che due gruppi sono distinguibili, cioè che c'è una probabilità sotto al 5%, quello che vogliamo, che il campione, il primo gruppo e il secondo gruppo provengano da popolazioni diverse,
Questo vuol dire statisticamente significativo, non c'è una percentuale, in teoria dovrebbe essere la prima a iniziare lo studio, e dopodiché fa un'operazione statistica inferenziale per sapere se i due gruppi erano, qual è la probabilità che provengano da due popolazioni diverse o dalla stessa popolazione, ipotesi nulla, per l'appunto. Bene, un conto è dire che una dieta è statisticamente significativa, cioè diminuisce il rischio di, un altro è dire di quanto. E questi conti probabilistici sono pieni di sottigliezze, per cui non è banale stimare quanto, però in generale l'impressione è che appunto ai fini dello studio, quantomeno, qualsiasi dieta abbia un effetto veramente, che può essere significativo, ma non ha un effect size, non ha una dimensione dell'effetto degna di nota. Ecco, cioè alla fine è chiaro che uno deve avere una dieta completa, nel senso che non devono mancare oligoelementi, specifiche vitamine, aminoacidi essenziali, queste cose qui, la B12, eccetera, ma non per lo studio, nel senso, per rimanere vivi, non per lo studio. Quindi io trovo personalmente che parlare di dieta specificamente per lo studio abbia abbastanza poco senso. Ha senso fare una dieta sana, ma non per lo studio specificamente. Per quanto riguarda il discorso dello stile di vita, va bene, il mio stile di vita consisteva nel non avere una giornata tipo, e io sono veramente enormemente convinto di questo, cioè io non riuscirei personalmente a ripetere la stessa giornata lavorativa identica tutta la mia carriera fino alla fine della carriera, ripeterei n volte la stessa giornata, credo il mio carattere, almeno farei veramente, sarebbe per me una forzatura, e questo fare ricerca è veramente... lo trovo molto più appagante, perché non c'è una giornata tipo, ogni giornata è diversa, e così anche nello studio. C'erano periodi in cui studiavo, certo, e quando andava, nel senso, sotto esame, certo che i libri diventavano, non so, fisicamente impegnativi. Però alla fine c'è l'adrenalina dell'esame, per cui in qualche modo ha un effetto attivante tutto questo, per cui quando sei sotto quell'effetto di adrenalinico sopporti. E dopo ti devi riposare, ecco, per compensare tu. Nulla è gratis, non esistono le cene gratuite come ci spiegano gli economisti. Lo stile di vita mio era molto variabile. C'era un periodo in cui studiavo, c'era un periodo in cui non studiavo per niente e andavo a fare conferenze, ho fatto molto volontariato, ho fatto diversi progetti, ho collaborato con tantissime associazioni, ho viaggiato tanto. Il discorso dei viaggi. Allora durante l'università viaggiavo a fare conferenze per lo più, che secondo me fa parte del metodo di studio. Allora, ci sono dei bandi, di solito sono per le scuole superiori universitarie, ma non tutti. Peraltro ce n'è anche uno, c'è uno molto carino del Misofi di Lecce, per esempio, per studenti universitari, spesso nazionali, proprio appunto quelli del Misofi di Lecce, che erano molto, molto belli, molto validi. E con quelle occasioni lì uno può, cioè, ti offrono l'occasione di proporre dei tuoi lavori e di essere selezionato per fare delle conferenze pubbliche. Queste occasioni sono parte integrante del metodo di studio, perché vi garantisco che quando parlate in pubblico di un certo argomento non lo scordate più, per la vita, mi dura molto. Per cui... si pone al 90% solo quando si insegna. Per l'appunto. Quindi quella è parte integrante del metodo che vi consente di viaggiare, quindi di variare un po' la vostra giornata tipo. Poi un'altra cosa, sì, viaggi pre-universitari, quello mi ha dato molto sicuramente. Io tutte le estati, durante il liceo, frequentavo altre scuole all'estero, per cui tendenzialmente l'ultimo giorno di scuola finiva, il primo giorno il lunedì ero sui banchi in un altro posto, che poteva essere, ho fatto Nuova Zelanda, l'Australia, la Germania, Stati Uniti, diverse volte vari paesi europei, e sempre tendenzialmente frequentando scuole e quando era possibile frequentando licei proprio. Frequentavo un liceo a Sydney, un liceo a Auckland, Nuova Zelanda, ed era meraviglioso vedere la differenza fra il liceo italiano e quello anglosassone, perché molte volte era veramente parossistica, nel senso estrema. Chiaramente noi siamo gli eterni teoreti, noi tutto quello che possiamo fare in maniera teorica lo scegliamo di fare in maniera teorica, con i pro e i contro, non è che sia sbagliato, è solo peculiare, quantomeno.
E gli anglosassoni il contrario, tendenzialmente come possono fare in maniera empirica, l'empirismo inglese, sono figli dell'empirismo, ecco, da Locke in poi sono rimasti ancorati a questo approccio, e anche questo non è sbagliato, è solo caratteristico. E essendo l'estremo opposto del nostro, è molto interessante vedere la differenza. Io ricordo che rimasi esterrefatto che venendo dal liceo italiano si faceva fisica teorica, quelle formule erano dimostrate, nel senso derivazione matematica, uno va al liceo di Sydney, bene ragazzi, oggi spieghiamo la gravità, ok, allora tutti fuori in giardino, tu prendi la palla, vai al secondo piano, tu prendi il timer, la misura, facciamo una misurazione, teniamo conto degli errori di misurazione, facciamo tutti i calcoli con i vari livelli, eccetera, e verifichiamo che Newton aveva ragione, ma non con le formule, ma con appunto metodo empirico. Non è sbagliato, è solo molto, molto peculiare, quantomeno. E quindi, secondo me, la ricchezza sta proprio sempre nella complementarietà degli approcci, che non vuol dire nel sapere nozioni. Le nozioni il nostro cervello non le ricorda tanto a lungo. Ricorda quelle che vediamo tutto il giorno, vediamo ripetutamente, come si parlava prima dell'effetto spaziatura, ma non ricorda a lungo le nozioni che abbiamo visto 10 anni fa, assolutamente. Però la forma mentis sì, quella ti rimane per tutta la vita. E esporti a persone che pensano in modo molto diverso da te è proprio il segreto, secondo me, perché è lì che impari a pensare come loro, e quando hai bisogno di pensare come loro riesci a farlo, e quello ti rimane per tutta la vita. Si chiamano tutto il senso, eccetera. Ci sono tante sollecitazioni oggi che Giulia ci sta dando, naturalmente anche l'intervento dal pubblico, anche stamattina all'università sono stati numerosi e ci hanno ricondotti anche a quello che è un po' il senso generale di questa testimonianza oggi di Giulio. Un libro sul metodo di studio, un libro che va letto ovviamente, perché i libri si leggono, è anche un'iniziativa di promozione di un libro, anche un invito alla lettura, consentitemi, io insegno letteratura italiana. La collega pedagogista e dirigente scolastica rappresenta un altro ambito disciplinare, Giulio un altro ancora, siamo una multidisciplinarità vivente e palese. Questo significa che questo tipo di insegnamento è possibile, diciamo, no, spalmarlo su più fronti e su più direzioni. Noi ci interroghiamo sul metodo di studio tante volte con i nostri docenti, lo facciamo nelle scuole abitualmente, lo facciamo all'università, cerchiamo di individuare quello che è più consente un successo formativo. Non è semplice, in qualità di insegnanti, di docenti di una materia strana come la letteratura italiana, scontiamo questa distanza da parte dei giovani nei confronti proprio della lettura dei testi. Figuriamoci nei libri di testo, specie quando rappresentano anche delle difficoltà a livello proprio di comprensione e di approfondimento con passaggi, diciamo, tecnici, come può rappresentare un libro di testo di medicina o di ingegneria, di matematica, di biologia, eccetera. Lo dico perché i dati sono assolutamente scoraggianti, soffriamo di percentuali altissime in termini di analfabetismo funzionale, i nostri giovani non leggono, non si applicano, ci sono le eccezioni. Vedevo che giustamente si guarda Giulio con grandissima ammirazione, come se fosse un extraterrestre, ve l'ho detto stamattina, è un ragazzo comune come tutti gli altri, soltanto che ha avuto il merito non di raggiungere vette di eccellenza, sì, ovviamente, il traguardo delle 5 lauree, no, è un traguardo che naturalmente fa invidia a volte in qualcuno, ma è un ragazzo comunissimo, con i suoi hobby, con le sue passioni, i viaggi, la musica, il violino, gli sport, eccetera, che ha sempre praticato, è un ragazzo che ha fatto bene il suo dovere, forse ha strafatto anche, ma questo naturalmente pertiene al suo modo di interpretare, di intendere lo studio, perché ci ha messo motivazione e impegno, quello che forse manca alle nuove generazioni. Lo vediamo nelle scuole, la presa di Castellano ha un polso della situazione. Noi parliamo di metodo di studio ragionando in termini ideali, no? Guardando all'optimus, c'è una classe che è perfettamente in grado di seguire una lezione, di prestare attenzione a quello che dice il docente. Non è così neanche all'università. Ci sono le distrazioni, Giulio le ha bandite all'interno del suo volume, quando lo leggerete vedrete come è necessario spegnere i cellulari, spegnere la televisione, isolarsi, starsene buoni e concentrarsi, avere la concentrazione giusta per immergersi, tuffarsi, un'esperienza che è quella dell'apprendimento. E poi c'è un messaggio legato anche a un aspetto specifico che a me particolarmente mi ha allettato, questo della creatività, no? Sì. Noi partecipiamo, diciamo, alle lezioni, studiamo, eccetera, ma ci dobbiamo mettere del nostro. Giulio fornisce una ricetta, delle strategie
basate su evidenze scientifiche. Siamo figli di Galileo, non della tradizione cieca leopardiana. Un colpo al cuore mi è venuto quando ho letto quella cosa. Cerco di difendere la tradizione leopardiana, consentimi, perché anche nel rapporto con i testi letterari bisogna metterci nuovamente interpretazione e suscitare anche nuove emozioni nei nostri giovani. Perché le neuroscienze si applicano anche ai testi letterari. Nel momento in cui noi leggiamo un racconto, un romanzo, una poesia, ci caliamo nella pelle dei personaggi. Lo hanno dimostrato i due colleghi, che naturalmente la risonanza medica e scientifica, la risonanza magnetica, ci consente appunto di attivare dei neuroni, una corteccia somatosensoriale che ci consente appunto di rivivere quelle esperienze che leggiamo. Quindi sono appunto elementi comuni che accomunano più ambiti disciplinari, e c'è un aspetto importante che è un invito all'approccio nei confronti dello studio consapevole, del sapere, della cultura in generale, come tu anche ti sforzi di dire, che è conoscenza di sé e del mondo. Bisogna avere degli strumenti per poter essere forti, no? Di affermarsi all'interno della realtà sempre più complicata, sempre più sfaccettata, metterci del proprio e andare avanti con la testa alta, senza rimanere vittime, lo dicevamo oggi, lo dicevo proprio Luciano Canfa, vittima addirittura del potere. Questo volevo dire, se ci sarà modo possiamo anche interrogare altri discorsi. Grazie. Grazie professore, non vorrei tornare indietro, diciamo, rispetto a quello che ha detto lei, ma avevo una domanda da fare a Giulio. La famiglia, quanto ha inciso sull'impostazione della tua vita? Ovviamente tantissimo, però vorrei anche capire i viaggi, per esempio. I viaggi ovviamente nascono da un'impostazione familiare, no? Perché l'amore per i viaggi, le possibilità anche di viaggiare sono quelle che consentono poi di aprirsi veramente al mondo, aprirsi ad altre culture, ad altri luoghi. Quindi vorrei che ci raccontassi un attimo, non voglio entrare nel personale, però mi piacerebbe capire bene la tua famiglia, quanto ha inciso nella tua impostazione di vita proprio. Io adesso voglio sapere questa stessa domanda, sì. Se hai dei fratelli. Ok, no, sono figlio unico e di solito la gente giunge per fortuna. No, allora sì, ovviamente certo, l'impostazione della famiglia è stata fondamentale. E soprattutto proprio per la sfera del confronto, questo sì. E i viaggi, la possibilità di viaggiare, ma non la possibilità economica, perché io viaggiavo, andavo sempre in famiglia, all'estero, e questo sì è stato un input fondamentale che mi ha dato la mia famiglia, l'idea di confrontarmi fin da subito, di andare da solo. Gli anglosassoni lo fanno molto questo, ma gli italiani tendono a non farlo, di mandare i figli già a 15 anni all'estero. Io il primo viaggio da solo l'ho fatto in California, prima superiore, sì, 14 anni. E poi da lì, quello era ancora con un gruppo, e è stato bello, ma ho capito che con il gruppo non si parlava inglese, e quindi da lì in poi sono andato sempre da solo e andavo sempre in famiglie ospitanti, e quello di nuovo enormemente grande aiuto. E certo, la mia famiglia mi ha andando in famiglie ospitanti non è un viaggio costoso, perché sono sempre dei programmi con gli scambi con le scuole locali, le scuole anglosassone ci danno molto questo. Per cui non sono viaggi costosi, però il segreto è proprio l'idea di spingere i ragazzi a questo tipo di apertura mentale, che la mia famiglia mi ha dato fin da sempre, assolutamente. E chiaramente è stata fondamentale, inutile dirlo, la famiglia. Forse è quello che più ha caratterizzato, secondo me, la differenza, cioè se voglio dire, fare quello che in elettronica sono l'amplificatore differenziale, capire, come dire, notare la differenza fondamentale fra l'approccio della mia famiglia rispetto a quello di molti miei compagni, è che con molti dei miei compagni e le famiglie avevano sempre questo atteggiamento di quasi, non vorrei dire, tipo economico, tra virgolette, cioè punire, dare la paghetta, punire i comportamenti non virtuosi con premi, valorizzare quelli virtuosi con dei premietti, che non ha assolutamente, sì, esatto, precisamente, che la mia famiglia non ha mai avuto,
Anzi, non ho mai avuto nessun tipo di pressione per arrivare ai risultati eccellenti, proprio il contrario, semmai totale rilassamento. Questo accomunava tutte le famiglie, oserei dire, dei miei compagni più brillanti che ho avuto all'università, cioè nessuno aveva avuto delle forti pressioni familiari. E quelli che le hanno avute magari hanno anche raggiunto dei risultati proprio qualche tempo, ma sono durati poco questi risultati, prima o poi sono tutti crollati quelli che avevano questo tipo di pressioni, che è abbastanza, insomma, fa abbastanza riflettere. E quindi la paghetta non ha senso, per come la vedo io, per come l'ha vista la mia famiglia, io sono totalmente d'accordo, non ha assolutamente senso. Quello che conta è per cosa devo usare la paghetta. Quanti soldi di allowance hai al mese, quello non ha assolutamente senso, per cosa la vuoi usare? E certo che se riesci a immaginare un progetto sensato che apporta effettivamente un plus nella tua formazione, allora certo che va favorito quel progetto, ma non è che devi aspettare Natale per anche quel. Se lo vuoi fare adesso, perché no? Non devi aspettare il compleanno, Natale, queste cose. E questa sicuramente è stata una peculiarità, certo, nel metodo che appunto. Nell'approccio che hanno avuto la mia famiglia e forse anche appunto non ascoltare troppo quello che dicono i compagni. Io credo molto in questo, cioè purtroppo mi rendo conto che il fatto di avere questa sfera sociale delle scuole, che chiaramente è fondamentale, che forma una sfera fondamentale della nostra vita, però ha anche degli aspetti fortemente controproducenti, dovuti al fatto che molti comportamenti virtuosi vengono stigmatizzati nella nostra società. Per cui il secchione è uno sfigato, di nuovo perdonate il tecnicismo, ma è così. E non ha senso, perché studiare io ritengo fermamente che sia l'attività più fruttuosa che possiamo fare. Per il semplice motivo che nello studiare noi acquisiamo sì i superpoteri, nel senso che moltiplichiamo la nostra esperienza, facciamo proprio come la letteratura un moltiplicatore di esperienze, in questo caso un moltiplicatore di strumenti. E quindi ereditiamo secoli di impegno, un numero sterminato di ore impegno, nel senso di ore lavoro, lo ereditiamo gratis da chi l'ha già fatto al posto nostro. E a noi arriva direttamente il risultato. Cioè, rendiamoci conto del lusso di questo tipo di operazione. E questa è un'operazione che può essere solo virtuosa, e per qualche ragione a me sconosciuta viene stigmatizzata. E quindi uno ha solo una soluzione, ignorare questo tipo di stigma e procedere effettuando le proprie scelte in maniera razionale. E quindi, appunto, forse bisogna in un certo senso fare in modo che i ragazzini non risentano, non saprei dire come, però non risentano dell'influsso, cioè che sappiano essere totalmente indipendenti dall'influsso, dalla peer pressure, dalla pressione dei pari, quando la pressione è volta a comportamenti non virtuosi, e alle volte non è volta a comportamenti non virtuosi. Prego. A questo punto è necessario, mi viene scontato riprendere un punto che avevo annotato, che tra i vari punti, perché la lettura di questo libro ne ha veramente molti, è quello del contesto. Contesto scolastico, hai parlato adesso degli influssi sociali nel contesto scolastico, ma anche della qualità del contesto. Quando parlava dei compagni del Sant'Anna, quando racconta dei suoi colleghi, dei compagni del Sant'Anna, e mi piace quell'episodio che poi spesso gli studenti hanno le manie, no? Si passano le, come dire, le superstizioni quasi, no? Allora, il famoso detto che si superava l'esame di anatomia solo se si staccava la copertina del libro. Il suo collega virtuoso ha semplicemente staccato la copertina del libro. Bellissimo. Risoluzione, anche un problem solving, anche rispetto alle influenze dei pensieri esterni. Ci sono molti belli aneddoti che fanno riflettere, ma sicuramente la valenza di un contesto, cioè lo stimolo che un contesto ti dà, è quello che noi conosciamo anche con la teoria di Maraguzzi, di Reggio Cicci, cioè il terzo educatore, no? Cioè il contesto è veramente fondamentale. E io non so se dov'è il professore Alessandro, che non lo vedo più,
però credo che dovremmo avviarci alle conclusioni anche senza il... perché stavamo aspettando il... Sì, sì, prima... Allora, faccio la domanda che poi dopo faccio questa battuta di conclusione, che insomma è giusto anche porre un termine. Sì, ma secca secca proprio la domanda. Volevi sapere se la capacità di apprendimento di uno studente degrada con l'avanzare dell'età, quindi se l'età influisce su questo, e poi soprattutto, questo è proprio da profano, ma che cosa sono le neuroscienze? Allora, sì, con l'età certo, la plasticità del nostro cervello diminuisce un pochino, però rimane sostanzialmente stabile alla fine con l'età dopo il nostro gruppo. Per cui sì, un pochino può diminuire, però non mi porrei il problema, francamente, ecco. E le neuroscienze nascono come una disciplina enormemente multidisciplinare, che sembra retorico, ma è davvero così. Cioè nascono come veramente una... prendendo tutto quello che c'era di neuro dalle discipline consolidate, quindi dall'approccio biologico a quello fisico, biofisico, quello di modellistica, eccetera. Per cui alla fine sono un grande contenitore di tutto quello che ha a che fare con il sistema nervoso in senso lato, e quindi necessariamente sono un campo vasto, perché di fatto non sono un campo, sono tutto quello che c'è di è come dire prendere una biblioteca, vedere tutti i capitoli sul cervello di libri di tante materie e mettere assieme un unico libro. Per cui è chiaro che sono un campo vasto, perché mettono assieme per forza una coralità di approcci, insomma, ecco. C'è un'ultima domanda? Prego. Allora, due domande lampo proprio. La prima è inerente alle smart drugs, le cosiddette droghe intelligenti, che ultimamente diciamo ci sono grandi acquisti di queste droghe intelligenti, soprattutto in Gran Bretagna e negli USA, soprattutto nelle grandi università come il Modafinil e l'Olateral, che vengono utilizzati di solito per combattere la narcolessia, quindi un altro utilizzo. E poi volevo parlare un po' dell'altra domanda sul ripasso. Sia per quanto riguarda le tempistiche, ad esempio Ebbinghaus ha studiato i suoi tempi, le tempistiche del ripasso, quindi ripassare dopo un giorno, una settimana, un mese e così via, mentre poi la tecnica del retrieval practice, che viene considerata proprio la vera tecnica di studio in assoluto, forse la più importante, e ho letto uno studio mesi fa che Hausberg addirittura ha detto che dovrebbe occupare addirittura il 50% delle ore di studio di uno studente. Certo. Allora, smart drugs, sì, avevo fatto un capitolo anche su quello, mi sembra molto alto alla fine. Sostanzialmente, almeno, i benefici sono assolutamente non validati, quantomeno. La cosa che è veramente, quindi, i benefici sono non sicuri, la cosa che è veramente sicura sono gli effetti avversi. Quindi, personalmente trovo che non abbiano nessun senso. Appunto, l'unica certezza è che avete significativi effetti avversi da questi farmaci. E il vostro cervello normale è ampiamente sufficiente a fare il suo dovere. Fine. E quindi l'argomento è presto esaurito, in effetti probabilmente è quello il motivo per cui abbiamo tolto il capitolo, perché non era troppo interessante. E per quanto riguarda il discorso del ripasso di Simon Trattis, sì, è importantissima, e soprattutto perché è una cosa che dannatamente non ci viene intuitiva, non ci viene spontanea, perché noi siamo, come dire, se non ci facciamo caso, se non abbiamo questa metacognizione, insomma, non questa capacità di autoanalizzare il nostro progresso, quello che succede è che interpretiamo lo studio, anzi in questo caso specificamente la memorizzazione, come portare l'informazione dentro la testa, che va benissimo, però non è sufficiente. È come se vi chiedessero, non so, vi si rompe la caldaia e vi chiedono: dov'è il codice della garanzia? Sì, ce l'ho da qualche parte in casa, ma dove? Cioè, sfido a trovare questi libretto di istruzioni dell'orologio che si rompe. Da qualche parte ce l'avete, ma dovete cercarlo. La stessa cosa è con la memoria. Cioè, un ricordo che non è connesso, precisamente. Un ricordo che sta fisicamente nella vostra testa, ma che vi viene in mente fra un mese mentre pensate a tutt'altro, non serve a niente. Cioè, serve il ricordo se è connesso alle informazioni in maniera tale che quando... che avete una strategia per accedere a quel ricordo. Ciao. Come? Ciao.
certo, certo, no? Certo. No, bellissimo, ti dico, ti ha sollecitato tutto, mi ha tirato fuori un sacco di cose. E quindi appunto la cosa impegnativa del receiver practice è appunto che non ci viene spontanea. La receiver practice consiste non nell'esporsi all'informazione n volte, perché l'informazione la cinese c'è già nella testa, non serve a niente, serve poco riesporsi a quella, alla stessa cosa. La receiver practice consiste nell'esercitarsi a tirarla fuori, perché è la maniera in cui vi costringete a immaginare delle strategie, dei collegamenti mentali che ve la fanno tirare fuori l'informazione. E procede chiaramente per tentativi ed errori, finché non vi inventate delle strategie utili, efficaci a tirarla fuori. Quindi la receiver practice è assolutamente il metodo di studio per eccellenza, e direi anche più del 50%, francamente, è un'esperienza personale. Io personalmente preparavo cicli che erano, dipende dalla materia, se era molto molto semplice, due o tre cicli potevano bastare. Per le materie più ostiche, nel senso più concettualmente impegnative, che ne so, teoria dei segnali, quelle che erano molto teoriche, lì servivano tanti cicli. Perché? Perché dovevi elaborare l'informazione, perché la dispensa totale fatta da me erano 50 pagine, una cosa piccola piccola, però era talmente densa che dovevi rivederla 3.000 volte per trovare, per essere sicuro di averla capita appieno, per trovare tutti i collegamenti e tirare fuori l'informazione, quindi fare le sue practice. Quindi negli esami più complessi arrivavo a fare certo anche 10 o 15 cicli, magari piccoli, perché poteva essere proprio una dispensina vicina, però la receiver practice poteva essere anche il 90% del tempo al netto, perché alla fine la leggi in dispensina così, la leggi in poco tempo. E, certo, quindi in conclusione, il metodo di studio cos'è? Come dire, prendere consapevolezza del fatto che le strategie che usiamo per studiare, quelle che ci vengono spontanee, non sono quelle più efficaci. A volte sono di efficacia scarsissima, come la rilettura, che è la prima strategia più utilizzata nella popolazione generale. E quindi la soluzione è appunto verificare quali sono le strategie che funzionano, chiedendolo a chi le ha studiate in maniera rigorosa, cioè facendo dei confronti scientificamente sensati fra gruppi a cui venivano sottoposte diverse strategie, e quindi in sostanza lavori di neuroscienza sperimentale in sostanza. E quindi il metodo di studio in ultima analisi a cosa si riduce? Al fatto che il nostro cervello lavora per connessioni, e la tecnica consiste nel trovare una strategia per costringerti a determinare connessioni nuove, a immaginare connessioni, catalizzare la tua attività di creare connessioni nel materiale che vedi. Come farlo? C'è un arsenale di tecniche che vanno applicate in maniera corale, non ne basta una, non c'è la panacea del metodo di studio, sono sempre un arsenale, e l'utilizzo, la padronanza cosciente di questo arsenale è in ultima analisi il metodo di studio. Vi ringrazio per l'attenzione. Prima di dare il microfono al professore all'esame e salutarci, studiare non è conoscere il labirinto memoria, ma avere la condizione necessaria per trovare l'uscita. Ed è veramente interessante. È bello questo libro, ti ringraziamo, perché a proposito di organizzatori e a proposito di occasioni per aiutare il vostro cervello a ricordare, al di là dei flussi di coscienza enormi, eccezionali, per te più prolungati, per noi esseri normali un po' meno, no? Però la flow of consciousness l'abbiamo provata un po' tutti, ma anche il libro in sé può essere proprio questa occasione, un'occasione per offrire alla vostra mente gli strumenti per creare nuovi organizzatori. Grazie, in bocca al lupo. Mi unisco anche ai ringraziamenti per questo bel libro, che è un atto di coraggio, voglio recepirlo così, perché parlare di studio oggi non ha un appeal praticamente, né come metodo né come studio in generale, invece riesci a familiarizzare anche i giovani nei confronti di questa attività meravigliosa, come giustamente tu intendi, perché l'obiettivo ultimo è arrivare al piacere, no?
cerchiamo sempre di avvicinare i ragazzi al piacere della lettura e dello studio, che è una conquista faticosissima, ricca di ostacoli, è un campo minato riuscire a raggiungere il piacere dello studio e della lettura. È anche, come dire, un atto di coraggio, perché lungi dall'essere una vignanizzazione di tecniche, di strategie, no? Diccene una, dai, così cerco di adeguarmi in modo da superare l'esame, perché letto con lo slogan, diciamo, commerciale, la strategia segreta che mi hanno permesso di prendere 5 lauree insieme, subito va in pasto. No? Più che essere questo, naturalmente, è un atto di coraggio, perché oggi come oggi è difficile ritenere l'informazione e abituarsi ad allenare il nostro cervello, che pure è un straordinario deposito di memoria, eccetera, eccetera, perché siamo invece più propensi a demandare, no, il dato a supporti esterni. L'importante è che sappiamo come attivarli. Le piattaforme informatiche ci hanno abituato a diminuire, no, il carico di lavoro della nostra mente, del nostro cervello, quindi a maggior ragione è un atto di coraggio. Bravo. Allora, io innanzitutto ci terrei affinché lui non se l'aspetta. Sarà sicuramente una sorpresa, ma ci tengo affinché venga qui ad esprimere il suo pensiero. Vale a dire il mio dirigente scolastico, Giuseppe Manco, perché una di queste tappe, lo ripeto, doveva essere qui a copertino. Lui è un dirigente molto attento alla didattica e credo che questa serata sia stata per lui molto interessante, e come diceva la dirigente Castellano, questo libro non è soltanto utile per chi studia, ma anche e soprattutto per i docenti, e credo anche per i dirigenti scolastici, che poi devono coordinare un po' tutto. Quindi invito Giuseppe Manco ad esprimere sinteticamente un proprio pensiero, dirigente, e poi voglio ringraziare di cuore sempre, e lo ripeterò sempre, Guglielmo Saturnino per il servizio di sicurezza, per tutte le volte che ci vede impegnati, non soltanto questa sera ma anche all'università, in altre occasioni, a Porto Cesario, rende un servizio veramente prestigioso, di classe, che dà grande qualità ad ogni cosa, ad ogni evento. Un ringraziamento lo voglio fare anche all'assessore alla cultura Fabiana Cicirillo. Ci siamo conosciuti di sfuggita così qualche anno fa, in un momento poco felice, perché ci teneva tanto affinché la presentazione di questo libro potesse a venire a Lecce. Si è spesa tanto, però non ci siamo riusciti, per tenerlo magari in un contesto comunale, ma sicuramente sarà altra occasione. Ringraziamento ancora a Gigi De Luca, il direttore di questo museo, e anche il direttore del Polo Biblio Museale per la Puglia, e al nostro regista web Davide Tommasi, che ci ha fatto vedere dietro questo schermo, ma soprattutto a chi ci segue da casa quanto è avvenuto. Prego, Fresina. Prego. Non importa la sede, dove, anzi, grazie a Dio, abbiamo qui questa straordinaria sede del Museo Castromediano che ci consente di essere. Lecce non ci sono diversità tra l'amministrazione comunale o il corpo museale, e la sede è una straordinaria sede, grazie a Gigi De Luca che è sempre così aperto e attento. Non l'abbiamo potuta fare in un'altra sede dell'amministrazione comunale, ma è assolutamente identico, è la città che si mette a disposizione per questi eventi, quindi è importante che la lettura, diciamo,
del dove non ha nessun significato, assolutamente è importante che ci fosse una sede adeguata per presentare questo libro, e devo dire grazie Giulio, è un piacere ascoltarti, grazie. Volevo soltanto precisare il tuo impegno per la buona riuscita. Io chiedo al mio preside sinteticamente di fare le conclusioni di questa serata. Prego. Mi avete colto davvero di sorpresa, eh? Questo è anche un atto cognitivo, però, no? Esatto. Io ricalco la bella cornice, no? In cui il luogo, il torus in cui è avvenuto questo incontro, e ci ritorno, devo dire, con piacere. È un bel contributo, no? Un bel apporto, quello che abbiamo dato, siamo riusciti a dare questa sera, no? Esatto, un colpo di grazia, un vero colpo di grazia nei confronti del mondo degli studenti, del mondo della scuola. L'altro giorno veniva a trovarmi un genitore e mi esponeva proprio un po' questo problema, mi chiedeva: ma io penso che mio figlio abbia bisogno di un piano didattico personalizzato. Beh, la cosa un po' mi ha sorpreso, no? Le chiedevo il motivo per cui me lo chiedesse. Cioè, sì, perché trovo che impieghi molto tempo nello studio, magari lo perdesse quel tempo utilmente, insomma, eccetera. Vai, chiaro. E quindi siamo stati lì un po' di tempo a dialogare, a dire sì, ma a me sembra che il problema sia proprio un altro, un problema di metodo, di strategia di apprendimento, di stile cognitivo, di motivazione, di autoregolazione che in generale ovviamente di cui peccano in qualche modo oggi le famiglie, il mondo della scuola, è un fatto forse quasi, come si diceva prima, quasi generazionale. Per cui veramente questo è uno spaccato che ci ha permesso in qualche modo di riflettere, è chiaro, e di in qualche modo di emergere e di fare emergere. Grazie mille a tutti. Grazie. È una sorpresa, veramente molto di sorpresa. Finisco velocemente una considerazione. Io sono un medico, la strada più lunga l'ho fatta e sono parto dall'incipit del libro che la professoressa ha reso noto, e cioè conosci te stesso, non c'è niente di più vero. È la stessa espressione che ha usato il nostro premio Nobel Parisi quando gli si pose la domanda recentemente e disse: cosa si sente di dire ai giovani? Mi sento di dire: dovete riconoscere i propri talenti. La stessa cosa che ho detto a me stessa moltissimi anni fa. Cioè, io ho avuto la fortuna, e allora come si fa a riconoscere i propri talenti? Devi essere un talento, perché sennò credo che non si riconosca. Come? Ci sono anche delle belle combinazioni. Delle belle combinazioni. Esattamente. Il talento non si nasce dall'ambiente. Esatto, non si nasce, volevo dire questo, non si nasce dall'incosi. Però bisogna capire la strada attraverso cui il talento può emergere e dare i suoi frutti. Io parlo, ripeto, la mia strada professionale è oltre la metà. Mi congratulo, mi sono riconosciuta in quelle 20 ore di studio che molti ignorano, giornaliere, che molti ignorano perché non si arriva ad un traguardo così. E ti faccio i miei complimenti, ti faccio tanti auguri, porta alto il nostro nome. Io non sono uno scienziato, sono un medico di trincea, servono anche quelli, e grazie a voi, grazie a quel metodo e a quella, come dire, a quella sistematicità degli studi, perché se non la chiamiamo cultura generalizzata, ma la competenza è un'altra cosa. Grazie di nuovo. Che si è svolto veramente tra amici e in famiglia. Una buona serata a tutti.